Ciao Pipioferi, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto la recensione di Mosquito Land di David Arnold, una nuova uscita della Rizzoli, che ringrazio tantissimo per questa copia cartacea, uscito se non sbaglio il 12 giugno, quindi di recente, al prezzo di 18 euro. Ed è un libro appunto per ragazzi, un road travel bellissimo che ho divorato in pochissimo tempo, 400 pagine che volano in pochissimo davvero, perché io non riuscivo a staccarmi da questa storia bizzarra, imperfetta, ma per me assolutamente unica e, nonostante appunto delle imperfezioni, è davvero perfetta. Mosquito Land ha come protagonista Mim, che è un soprannome, un po' un'unione di quelle che sono le lettere iniziali del suo vero nome, Mary Iris Marlone, o Marlon, dipende, che è una ragazza adolescente, vive in America, in particolare in quella città che lei chiama appunto Mosquito Land, che non è la sua città natale, non è nata lì, non è cresciuta lì, si è trasferita da poco, da qualche mese, soprattutto da quando il padre si è risposato. Dopo aver divorziato con la madre appunto di Mim, il padre si è risposato praticamente quasi subito con una donna che ha conosciuto in un bar insieme a Mim, tra l'altro, e appunto i tre, questa nuova famiglia, si è trasferita a 1524 km da Cleveland. Cleveland che invece è il posto, la città in cui si trova sua madre, la sua vera madre, la vera madre di Mim. Mim scopre, poco prima di essere convocata dal preside per una sua marachella a scuola, che sua madre è stata ricoverata a Cleveland. Lei non sentiva più sua madre da circa 3 settimane, non aveva più sue notizie, e quindi una volta che scopre che sua madre è ricoverata e magari ha bisogno di aiuto, senza pensarci troppo, prende dei soldi che sa dove sono nascosti in casa, riempie uno zaino con vestiti, comunque le cose necessarie, e parte. Prende un autobus, il primo che le capita, per arrivare a Cleveland, quindi appunto un road travel, un viaggio che fa Mim, questa ragazza, durante il quale incontra veramente tantissimi personaggi molto bizzarri. Mim stessa è molto bizzarra, non è un'adolescente come le altre. Mim si vede fin dal principio che ha dei problemi, ma lei stessa lo dice fin dal principio: io sono Mary Iris Malone e non sto bene. Lei ha tanti problemi e lei stessa se ne rende conto, e lei stessa decide di fare questo viaggio non solo per andare da sua madre, ma anche per se stessa. E come lo fa? Lo fa scrivendo. È una cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché nei capitoli sono presenti anche queste lettere, in realtà un diario in forma di lettere, che le indirizza a una determinata persona e in cui le racconta i motivi per cui sta facendo questo, ma anche quello che le sta accadendo e quello che le è accaduto magari in passato, perché in questo viaggio non solo viviamo il presente con Mim, quindi questo viaggio assurdo in autobus che sta facendo fino a Cleveland, ma viviamo quelli che sono i suoi ricordi, magari alcuni ricordi felici, alcuni ricordi tristi della sua infanzia, della sua preadolescenza, di quando la sua era ancora una famiglia unita, e andiamo a conoscere quelli che sono i suoi genitori, molto diversi fra di loro, e sua zia Isabel. Andiamo a vedere le ansie di suo padre, che ha paura che Mim diventi come sua zia, e invece la madre, che è un po' più tranquilla, un po' più serena nei confronti della figlia, e si vede fin dal principio che Mim è molto più attaccata alla madre rispetto al padre. Mim in questo viaggio quindi ci racconta se stessa, si racconta a se stessa e racconta alla persona a cui sta scrivendo questo diario, queste lettere, se stessa, quello che sta vivendo, le sue emozioni, i suoi ricordi, ed è bellissimo. È una cosa molto particolare il fatto che Mim poi durante questo viaggio incontra tantissimi altri personaggi bizzarri, imperfetti come lo è lei, perché incontra magari un poncho man che ha intenzioni non tanto lodevoli nei confronti del mondo in generale, ma soprattutto nei confronti di Mim. A un certo punto incontra una signora anziana che profuma di biscotti, ha in mano una scatolina strana che tiene con forza, non vuole lasciarla andare. Incontra dei ragazzini problematici, dei ragazzi che sembrano belli e impossibili. Incontra veramente tantissime persone, e questo viaggio in autobus, che magari può sembrare semplice, alla fine uno si mette su un autobus e arriva alla destinazione, diventa una vera e propria avventura. Non vi faccio spoiler, ma davvero da un semplice viaggio in autobus Mim in pochi giorni, per arrivare alla sua meta, vivrà una vera e propria avventura degna di un libro come questo, che è appunto bizzarro e imperfetto. Dico imperfetto perché magari ci sono delle domande
poche a cui non vengono date risposte piene, mezze risposte. Magari ci sono delle parti che potevano essere un po' più approfondite, ma essendo narrato dal punto di vista di Mim, e secondo me il fulcro di questo romanzo non è propriamente il viaggio, ma Mim stessa, quello che sta vivendo per se stessa e come si racconta e come lei stessa scopre pian piano delle verità sia nei confronti degli altri sia nei confronti di se stessa, che è appunto quello che ci interessa. Quindi magari le domande su altri personaggi possono rimanere così mezze aperte o mezze chiuse, imperfette, come lo è Mim, come lo è il libro, ma vi giuro, io non cambierei una parola di questo libro. Per me è perfetto così com'è, proprio perché è imperfetto. Se avessi avuto un'altra protagonista, forse non mi sarebbe piaciuto, ma proprio perché è Mim la protagonista, questo road travel, questo viaggio, questa avventura che vive con personaggi bizzarri, due dei quali diventeranno molto importanti per la sua vita, non vi sto a spoilerare chi, ma due di loro diventano praticamente gli altri due protagonisti e sono bellissimi e diversissimi tra di loro, con storie assurde anche loro. Mi ha fatto piacere questo libro, che è imperfetto ma è perfetto, bellissimo. Gli ho dato 5 stelline, non potevo fare altrimenti. Mi è piaciuto, ho amato Mim, non potevo non amarla, volevo abbracciarla in continuazione. Mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, mi ha fatto sorridere e l'ho amata. Ho amato lei così come ho amato appunto gli altri due personaggi che diventano i due altri protagonisti. Mi è piaciuto tutto, tutto. C'è anche una grandissima rivelazione, un plot twist assurdo a un certo punto verso la fine del libro. Mi è piaciuto come è finito, mi è piaciuto tutto quello che Mim pensa, come si evolve Mim stessa, come cresce all'interno di questo libro. È un libro per ragazzi, si vede adolescenti che cercano un po' se stessi, il loro posto nel mondo, il loro posto fra la loro famiglia stessa, e mi è piaciuto da morire, vi giuro. È un libro che straconsiglio a tutti, mi è piaciuto tanto, l'ho divorato, lo stile è molto semplice, è appunto molto incentrato su Mim, sui suoi pensieri un po' sconfusionati a volte, ma bellissimi se messi insieme. Quindi è un libro che io consiglio veramente veramente a tutti, bellissimo, non potete farvelo sfuggire, è meraviglia. Quindi ripeto, consiglio questo libro a tutti, sia ragazzi sia adulti, perché è davvero secondo me un libro che parla un po' di tutti noi e dell'imperfezione in generale, e veramente non riesco neanche a esprimere a parole quanto mi sia piaciuto, perché per me è perfetto così com'è, pur ripeto non essendo magari il libro perfetto dal punto di vista tecnico, dello stile o delle domande ancora aperte. Per me è perfetto così com'è, non poteva essere altrimenti, è veramente bellissimo e ve lo consiglio. Fatemi sapere se vi ho invogliato a leggerlo, se l'avete già letto parliamone, se vi è piaciuto, fatemi sapere insomma, perché comunque è uscito da un po', quindi fatemi sapere se magari l'avete già letto. Io ve lo consiglio, ringrazio ancora la Rizzoli per questa copia, vi lascio il link per acquistarlo qui sotto nell'info box insieme come sempre a tutti i link dei miei social, e spero che questa recensione vi sia piaciuta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!